Sera ragazzi, io sono Dav e oggi ragazzi siamo qui nel secondo episodio della serie di Reigns. Quindi ragazzi, ho notato che il primo episodio vi è piaciuto tantissimo e non mi aspettavo questo grande boom di questa serie molto particolare. E quindi niente, continuiamo a giocare con il settimo re Giovanni. Scusate ma mi è venuto a tossire. E ci ha aggiunto una quest e c'è scritto parla con il vaso. Ok. Allora, la regina del sud vi offre 40 libri. Dobbiamo costruire una biblioteca. Potrebbe servire, la costruisco. Ho trovato funghi blu e marroni nella foresta. Quello blu sembra commestibile. Dammelo. L'ho stralunato, prova quello blu. Questo effetto avrà effetto ogni anno. Improvvisamente siete molto felici. Poi iniziano ad accadere cose strane. Siamo drogati, nice. In una delle mie mani ho un regalo per voi. Ovviamente sinistro. Ginny Slingolungo vi consegna un uccello morto, poi scappa via urlante. Vaffanculo! Volete sposare la giovane principessa di un regno vicino? Non vedo perché no. Date un'occhiata alla strana cosa che ho creato la settimana scorsa mentre pasticciavo con alchimia e arte oscura. Perché sono tutti conigli? Per nulla inquietante. Parla con il vaso? What? È un vaso? Avrei un regno da mandare avanti qua. Non dice niente, è un vaso. Io lo busso. Bugiardo. Come osi? Non vuoi il dottore, è un bugiardo. Mi ha trovato alla masco, non mi ha creato. Cosa sei tu? Una domanda così vasta da virare nell'assurdità. Tornate con il sangue congelato e potete trovare una risposta. Magnifico. Mio re, sono incinta, vi darò un figlio. Come mio dovere. Sono felice. Il popolo è troppo felice e lo devo far incazzare. La regina sta per partire, ma ci sono delle complicazioni. Non possiamo salvare sia lei che il bambino. Salvate la regina. Ok. Dobbiamo costruire una nuova chiesa. Oh, non abbiamo già abbastanza? Sussurrando. Un giovane donna sostiene che suo figlio sia un vostro bastardo. Dobbiamo far sparire il problema? Sì, così almeno si diminuisce la fottuta popolazione. Allora, non avrete mai più queste notizie di questa donna. Che peccato. Voglio celebrare una messa in memoria di vostro padre. No, non faccio nessuna messa. Un terremoto ha distrutto gran parte della capitale. La guardia cittadina attende i vostri ordini. Salvate e impedite le razzie. Non mi interessa niente del popolo. I mercanti vorrebbero costruire una nuova gilda e inviare il loro rappresentante a corte. I mercanti vorrebbero... Sì. Ok. Mio signore, che ne dite di due tiri di scherma? Sono un buon insegnante. Scommettiamo del denaro, va bene? Allora, quindi andiamo un po' indietro. Avete la sensazione che generalmente stia tramando qualcosa. Ok. Cosa fai? Schifoso. Cinghiale furioso! Ah, l'ho mancato. Ok. Se faccio così, vado indietro. Lo attacco. Ok, l'ho colpito. Sicuro, vieni più vicino. Vado più indietro. Ora mi difendo. Ok. Prendi questo. Let's go, guys. Abbiamo sconfitto questo tizio. Nuova mossa. Preghiera fervente. La scherma si basa sulle scelte. L'attacco è brillante ed esplosivo. La difesa è scaltra ingannevole. Se vi difendete, ottenete la possibilità di innescare una mossa speciale nel turno successivo. Questo discorso l'avevamo già letto, ma è meglio ribadirlo. Guardate il vostro avversario. In questo modo imparerete nuovi affondi e trucchetti. Grazie, amico. Una distinta compagnia di soldati ubriachi ha saccheggiato un'abbazia. Vogliamo giustizia? Sì, va bene, perché devo potenziare un po' la chiesa. Mio signore, sono maestro Ware, il capo della gilda dei mercanti. Accettate questo simbolo della nostra gratitudine. Non mi lascio corrompere, perché sennò divento troppo ricco e non va bene. Dovremmo creare un museo della scienza per raccogliere tutte le creature viventi. Posso dare una libera nel tempo? Sì, perché voglio diminuire un po' i soldi. Oltraggioso, generale Coventon è stato visto nel letto della regina. La regina. Puttana. Il popolo si sta ribellando contro gli ultimi residui della chiesa. Dovete fuggire. Una folla pagana vi ha tolto la vita mentre cercavate di fuggire. Siamo stati Giovanni il Mago, 16 anni al potere. Nice. Povero Giovanni il Mago è morto. Siamo Giacomo, l'ottavo re, e dobbiamo perderci nelle prigioni, ingaggiare la spia e iniziare una crociata. Interessante. Il nostro paese è in pace e gli affari procedono a meraviglia. Dovreste tenere da parte il tesoro per i giorni bui. Sì, mi sembra un'ottima idea. La regione montuosa vicino al confine orientale, ma l'accetta l'autorità di vostra maestà. Che facciamo?
Potremmo mandare il Sir Giovanni. Scusate, demandare al Sir Giovanni il governo della regione. Fargli pagare il privilegio. No, non mi interessa. Lunga vita al re. Pregherò per la prosperità di vostra maestà. Va bene. Ah, mi rubi i soldi, stronzo. Quindi se prego mi rubi i soldi. Quindi ragazzi, non pregate. Le baronie dell'est sono ancora in guerra. Mentre parliamo, la loro popolazione sta attraversando i nostri confini. Chiudiamo le frontiere. L'estuario del torrente Goccia è una pericolosa palude per i viaggiatori. Dobbiamo sanare l'intera area. Sì, va bene. Vorrei aprire un paio di negozi per le mie pozioni e i miei ninnoli. Va bene. Vorrei condurre delle nuove ricerche su armi di guerra. No, non ti voglio assolutamente aiutare. Waff waff. Va bene, va bene. Warf warf. Rex corre per il castello e vi riporta nella sala del trono. No, non qui. Rex vuole giocare. Te, ti lancio qualcosa. Waff waff. Basta. Waff waff. Basta. Waff waff. Basta. Ok, scusate, pensavate che si fosse bloccato il video. Invece no. Basta così. Riporta nella foresta. Sì. Rex vi ferma davanti a un fungo di un brillante arancione. L'abbiamo già mangiato, quindi mi interessa chiarezza. Sì, sì, sì. E che almeno sappiamo cosa fanno le nostre decisioni. Il Regno del Sud sostiene che voi siate permesso alla loro giovane principessa. Un rifiuto potrebbe scatenare una guerra. Facciamolo, tanto non abbiamo niente di troppo elevato. Vi serve del credito, sire? No, perché l'altra volta mi hai fottuta, non mi fiderò più. Da quale lato della strada devono circolare le carrozze? Sinistra. Poi, la vostra fortezza è troppo debole, dobbiamo costruire una nuova torre. Va bene, facciamolo. Si è verificata un'esplosione nella capitale, non sappiamo cosa sia accaduto di preciso. Dobbiamo chiudere le porte della città. Chiudi, non mi fido. Gran parte del paese adora falsi idee, dobbiamo bruciare le streghe. No, non dovete, perché dovete bruciare le streghe, stronzi? Vorremmo costruire una scuola nella capitale per educare il popolo. Sì, va bene, dai, facciamolo. Il popolo del nord è superstizioso e sacrilegio. Costruiamo una più chiesa? No, non ho tempo per costruire chiesa. Sono sorella Godiva, la direttrice della nuova scuola. Aiutateci a coltivare le giovani anime. Non posso farlo perché sennò finiremo in bancarotta e perderemo. Ci servono le difese migliori. I barbari delle banane dell'est sono i confini del regno. No, nei limiti del possibile cerco di non spendere altri soldi. La scuola è un elaborato meccanismo per fare il lavaggio del cervello a un'intera generazione con idiozie religiose. Per certi versi ha ragione, ma no, perché ho bisogno della chiesa che si potenzi. Mio re, sono incinta, vi darò un figlio. Porca miseria, let's go. La regina sta per partire, ma ci sono delle complicazioni. Possiamo salvarci, salviamo il neonato. Stavolta salviamo il neonato. Dovremo attaccare il regno del sud. Si fa ogni giorno più forte. Va bene. Come? Scusa, te mi hai offerta la cosa e il cazzo di roba si è offeso. Ma dai. Il popolo è spaventato dai terroristi. Vi prego, sospendete la tassazione per quest'anno. Va bene, dai, mi fido. Se fosse un animale, quale sarebbe? Un leone? Sì, un leone. Lasciatemi fortificare la capitale, è un investimento che si ripagherà nel tempo. Non posso, mi dispiace amico mio, perché sennò andrei in bancarotta. Mio signore, Genius Lingua Lunga ha liberato un leone nelle strade, si è scatenato il pandemonio. Chiudete le porte del castello. Abbiamo trovato dell'oro nelle miniere, dobbiamo scavare più a fondo? No. Fuck, il vostro paese è allo sfascio, mio signore, i mercanti e la nobiltà possiedono tutto quanto. Venite torturato e il vostro corpo viene gettato ai cani. Il vostro nome diventa un insulto. Porca puttana, quindi Giacomo è un insulto. Tu sei un Giacomo, hai capito? Basta. Comunque non ho letto per quanto abbiamo governato 26 anni. Not bad. Siamo giusto. E dobbiamo fare tutti gli achievement perché non abbiamo ancora fatto niente. Potremmo organizzare il vostro matrimonio con la principessa del nord. Va bene, così tutti sono felici. I vostri contadini si riproducono come conigli e la miseria regna sovrana. Onestamente non vedo perché dovremmo fermare la gente che scopa. Non vedo il perché. Ho sentito degli strani rumori nel castello l'altra notte. Dobbiamo avere più pattuglie. Va bene, mi fido. I minatori si rifiutano di scavare oltre. Vogliamo un aumento. Fottiti, io non ti do niente. I vichinghi ci attaccano a difendere il regno del nord. Difendiamo. Abbiamo messo una nave in quarantena. Potrebbe esserci la peste. Dobbiamo estendere la quarantena a tutto il porto. Facciamolo. Non voglio avere peste nel mio regno. Un'esplosione in miniera ha ucciso almeno un centinaio di persone. Dobbiamo continuare a scavare? Sì, ho bisogno di soldi. Mio signore, le nostre relazioni commerciali con l'est si stanno velocemente deteriorando. Sono molto più ricchi di noi. Che opzione abbiamo? Che ne pensate di una bella crociata? Buona idea, perché ho bisogno dell'achievement. Inizia una cosa. Nuove carte. Questo avrà effetto ogni secondo. L'annuale sterminio di infedeli è un modo vantaggioso di riprodurre la popolazione. Il vostro popolo è affamato e il malcontento si diffonde. Ok, il granaio fornirà cibo, inviate dei rinforzi però, altrimenti verremo travolti dai più disperati. Vabbè, date. Ok, va bene, che devo potenziare assolutamente il popolo.
Regina Giovanna è amata dal popolo dell'esercito, datevi potere. Ti do niente, ma vai via. Cosa vuoi? Regina Giovanna, ma come si permette? Giovanni, ricordate ragazzi, è un nome per... è un'offesa, d'ora in poi. Date il vostro consenso alla costruzione della basilica a Damasco? Mi interessa. Mio signore, volete giocare a Nano Rosso? Iniziamo con una piccola somma, non voglio mandarvi in rovina. Cazzo è Nano Rosso, proviamo. Il dado è tratto. Bellissima citazione. È la stessa frase che ha detto Giulio Cesare, ragazzi, quando ha attraversato, non mi ricordo che fiume. Mi pare che era Giulio Cesare. Potrei sbagliarmi, mi pare di sì. Sono abbastanza sicuro di aver vinto. Volete magari alzare la posta in gioco? Mostra, va. Genio Singolungo solleva lentamente la coppa, rivelando due dadi. Disparo, vinto. Volete giocare ancora? No, non ho capito bene questo gioco. Mio signore, volete assaggiare la mia torta? Bene. Era una torta davvero deliziosa. Nuovamente! I baroni dell'est si stanno raccogliendo sotto la bandiera di un terribile signore della guerra. Lo invio, ragazzi, perché voglio fermare il signore della guerra apocalittica, che magari si chiama addirittura Giacomo. Abbiamo perso la guerra, mio sovrano. Dobbiamo accettare le condizioni del nemico. Per forza, non è che posso fare molto. Il vostro popolo si è affamato e il malcontento si diffonde. Il granaio fornirà cibo, inviate dei rinforzi, va bene. Ok, ragazzi, non stiamo perdendo, ragazzi, perché siamo in una crociata? Probabile. Troppo zucchero, sì, vi ucciderà. Come ho già detto, è un modo dolce per morire. Invasore alle porte, il nostro esercito è troppo debole per reagire. Cosa? Allora, quindi guidate quel che resta del vostro esercito e morite ai piedi del trono. Siamo morti con onore, quindi giusto il crociato non si può sentire. Che poi da poco un mio amico si è rotto il crociato, quindi Mattia mi dispiace per te. Ok, era giusto una citazione incredibile. Baldovino ragazzi è il re che mi ha fatto più anni possibili, quindi let's go. E dobbiamo ancora terminare la crociata. Mio re, vorrei cantare una canzone per voi, si intitola Il Folle e Sua Maestà. Bene. Tanto tempo fa, un povero folle cantava da solo una triste canzone. Ah, per compagno aveva un cane maestoso, una bestia cupa e orrenda. Ma simpatico e pulito, sempre scodinzolante. I'm so bad. Che brutta canzone! L'est e il sud stanno coordinando l'attacco ai danni del regno. Chiediamo aiuto all'ovest? Va bene. Tutti gli infedeli dell'universo vogliono vedervi morire. Dobbiamo continuare la crociata? Ovviamente. Le baronie orientali stanno attaccando. Riusciamo a vincere solo reclutando la popolazione? No, non voglio reclutare la popolazione. Il popolo sta morendo, ma il prezzo del pane è troppo alto. No, non voglio. Siamo in guerra su troppi fronti. Molto costoso. Dobbiamo negoziare un cessate il fuoco. Hai ragione. Un emissario del sultano vorrebbe incontrarvi a Damasco. Va bene. Questa crociata deve finire. Prendete il tesoro se dovete, ma ritirate l'esercito. Non otterrete nulla. Va bene. Abbiamo terminato la crociata. Let's go. Questa crociata deve finire. Quindi, principessa Mushati vi dona le chiavi del tesoro di Damasco. Sussurra guardandovi negli occhi. Strozzatici. Porca puttana. Strozzatici. Scusatemi. Voi che state guardando questo video, mi dispiace per il mio italiano alquanto orribile. Ok. Mangiate così tanto da strozzarvi nel vomito. Sono tutti ubriachi. Quindi la vostra morte viene constatata solo la mattina seguente. Ma per favore, ma che cazzo. Baldovino il pacifista, ma per favore. Ok, arriviamo al 12 circa di re. Quindi, ok, vedi il futuro. Ok. Quando in cerca di oro abbiamo rinvenuto l'ingresso a una strana cripta molto inquietante con voci spettrali. Andiamoci, magari sono le prigioni, avevo ragione. Allora, quindi nuove carte, trappole oscure. Impossibile fare marcia indietro, in vostra assenza il regno cade ineluttabilmente nell'anarchia. Fuck! Lo scheletro piange e ride in modo sinistro, ha una spada molto lunga. Io me ne vado, cioè. Tornate indietro. Devo per forza andare indietro. I muri sono neri come il carbone. Andiamo nella porta naturale, la porta del fuoco, porta del fuoco. Ma puzza di vomito. Arsenico. I muri sono decorati con discrete rune di alchimisti. Mercurio. Vi si secca la bocca, avete la nausea. Andiamo all'arsenico. Alzate una trappola sotto i vostri piedi. Cosa? La vostra agonia è lunga e dolorosa. E i ratti fan. Ho vinto anche un achievement. Shooting Star. Perfetto, Giovanni il Losco è durato 3 anni. Benissimo. Governa da vincente. Ragazzi, non voglio più andare nelle fottute prigioni perché siamo morti subito. Il torrente goccia è di nuovo asciutto. Dobbiamo costruire una diga. Penso sì che vada bene a tutti. Questa diga limiterà l'accesso dei vichinghi. Siete sicuri? Non vedo perché dovrei non far entrare i vichinghi.
Le suore di un convento si sono messe a miagolare come dei gatti. È un mio problema? Non mi interessa se... Le suore continuano a miagolare per anni. Alla fine la chiesa le dichiara eretiche e incendia il convento. Chiunque abbia fatto questa cosa qui è un genio. Le baronie dell'est sono ancora in guerra. Mentre parliamo, la loro popolazione sta attraversando i nostri confini. Beh, accogliamola, scusa. Non vedo perché non dovremmo. Lunga vita al re, pregherò per... No! Fottiti, perché l'altra volta ho pregato per te e mi hai rubato soldi, stronzo. Stronzo, ribadisco. Il re dell'ovest ci offre del denaro in cambio di una piccola porzione del paese. Va bene. Waff waff, Rex mi invita a seguirlo. Va bene, va bene. Mi porta nella foresta, ci vado. Si ferma davanti a un fungo, lo mangio perché so che è bello, chiarezza, perfetto. La chiesa è debole, il popolo è blasfemo. Farò sì, ragazzi, perché ho bisogno della chiesa. Dateci potere sufficiente a far rispettare la giustizia divina. Sì, lo devo fare, anche se stiamo diventando troppi ricchi, quindi non va bene. Quindi, ragazzi, reclutiamo soldati per perdere dei soldi. Sussurrando. Una giovane donna sostiene questo figlio e sia un vostro bastardo. Dobbiamo far spiare il problema. Metto no. Perfetto. Diventa presto evidente che il figlio intende restare. Ok. Le nostre mucche producono sangue invece di latte. Mette un lamento disperato. Sacerdote? Dottore? Che strano, sembra fatto del sangue normale. Indagate. Vorrei celebrare una messa in memoria del vostro padre. No, non interessa. Sembra che questo affare delle mucche fosse uno scherzo elaborato da vostro figlio il principe. L'ammazzo. Arrestato, no, dico. Prince Cedric. Guardie, guardie. Il re è un discepolo di Satana. In guardia, traditore. Ho ucciso il traditore. Maiale imbroglione. Io, voi, padre. Stronzo. Vorrei condividere con voi alcune delle meraviglie astronomiche scoperte dalla mia gente. Sì, non vedo perché no. Molto interessante. Perfettamente in linea con quanto scoperto da maestro Argos di Merep. Dovremmo... Blasfemia, l'unica verità è che il sole ruota intorno a noi, creati da Dio. Blasfemia. No, fotti di te la blasfemia. Vostra Altezza, siamo sotto attacco, i mendicanti hanno invaso le strade. Che cazzate di via. La regina del sud vi offre 40 libri, dobbiamo costruire una biblioteca. Te, mi piace come idea. Pare che il mio consiglio non sia di vostro gradimento, voi sapete chi degna. Io mi pento. Io mi vento, almeno ho un po' di vantaggio. C'è stata un'evasione di massa dalla prigione. Dobbiamo organizzare battute di ricerca. Sì, voglio farlo. Le baronie orientali stanno attaccando. Riusciremo a vincerci reclutando la popolazione. Facciamolo. Mi piacerebbe avere la possibilità di frequentare la scuola per studiare agricoltura. Teoricamente dovrei potenziare infatti la popolazione. Mio signore, che ne dite di due tiri di scherma? Sono un buon insegnante, scommettiamo nel denaro. No, grazie, ne ho già fatto abbastanza prove con te. Gran parte del paese adora falsi idee, dobbiamo bruciare le streghe. No, basta te le streghe, ma poverine. La gilda dei mercanti vende merci abitualmente prodotte dall'abbazia. Ponete fine a questa cosa. Cioè, va bene. Mio signore, non potete interrompere il commercio. Inconsiderate la vostra decisione, anche se volete dire pagare una nuova tassa. Va bene, sì, hai ragione, perché devo potenziare un po' i soldi. Gli abitanti dei villaggi occidentali hanno paura dei goblin. Chi se ne occupa? La chiesa. Mio signore, vostro figlio è un giovane principe promettente. No. Il nostro paese è in pace e gli affari procedono a meraviglia. Dovreste tenere da parte tesoro per i giorni bui. Sì, va bene. Abbiamo scoperto l'ingresso di una cripta sotto il castello. No, sono sicuro che siano le prigioni, io non ci ritorno. Vorrei condurre delle nuove ricerche sulle leggendarie trasformazioni del piombo in oro. No, perché l'altra volta mi hai ucciso con la tua ricerca. Il raccolto è stato eccellente, maestà. Sfamiamo la popolazione. Perfetto. Sono disponibile a unirmi alla vostra corte per facilitare la comprensione tra i popoli. Va bene? Non vedo problemi. Siete in arresto, avete infranto i comandamenti della Santa Chiesa. Andate all'inferno. No! Ho sbagliato, Cristo! Gli ho detto andate all'inferno. Siete condannato al rogo, il vostro nome viene cancellato dai libri. Ah, oh, ed edifici. Cazzo, era una partita bellissima. Geraldo l'eretico sarà, no? Qualcosa del genere. 29 anni, record. Ok ragazzi, nel prossimo episodio utilizzeremo Cedric, il 13° re. Quindi ragazzi, spero che questo video possa essere piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video e un saluto ad Ab. Ciao a tutti ragazzi.